Allora, l'obiettivo, cosa facciamo oggi? Oggi nella prima ora, quello che faremo è provare a fare un esercizio su HTML. E poi nella seconda ora cerchiamo di invece parlare un po' di CSS, eventualmente con sempre un esercizio. Allora, questo è l'esercizio che vogliamo fare insieme, in realtà. È una cosa relativamente semplice, simile a quello che avrete poi nel laboratorio di mercoledì. Vogliamo, cioè, al netto dei dettagli che adesso definiamo, progettare la pagina principale di un'applicazione web. E dobbiamo scegliere che tipo di applicazione sarà, cosa farà, e quali saranno i componenti principali dell'applicazione, in modo che possiamo poi scrivere degli elementi HTML appropriati per quello che abbiamo in mente. E l'idea è che costruiremo passo per passo questa applicazione che definiamo oggi durante il corso. Quindi se oggi usciamo con, non lo so, un clone di TikTok, non faremo TikTok durante il corso, ma diciamo che l'idea potrebbe essere che con quello che usciamo oggi continuiamo, se appropriato, per il resto del corso. Ok? Quindi, cosa fa la nostra applicazione? Di che tipo sarà almeno? Così che possiamo definire la struttura di questa applicazione. Idee, proposte. Poi se è troppo facile o troppo difficile la sistemiamo prima di iniziare. Su cosa vorreste fare un'applicazione web, l'home page di un'applicazione web? Nessuno? Partiamo dal tipo. Che tipo facciamo? Facciamo una cosa tipo una testata giornalistica, un blog, un qualcosa che assomiglia a un social e poi andiamo giù di lì. Cosa vorreste fare? Un blog. Siamo sicuri? Ok. Sarà un blog. E cosa ci mettiamo nella pagina principale di questo blog? Cosa dovrà comparire? Allora, partiamo dalle cose. Il titolo dell'applicazione del blog. Poi? Allora, il titolo, e abbiamo messo il titolo in alto. Poi cosa ci mettiamo sotto il titolo? Delle immagini a caso? Che blog sarà? Chi scrive sul blog? Una persona o più persone? No, dipende, decidiamolo. Certo che dipende, dobbiamo deciderlo però. Vogliamo che sia un blog scritto da una persona sola o che molteplici persone possano scrivere? Una sola. Un autore, boh, ok. Allora avremo il titolo, poi cosa avremo in questa pagina? Una lista degli articoli, ok. Ogni articolo, ogni blog post, che cosa potrà contenere al suo interno? Vabbè, il titolo. Il titolo obbligatorio oppure no? Sì. Poi? Un po' di testo, non tutto l'articolo. Ok. Obbligatorio.
Ok, poi? Un'immagine, obbligatorio? Sì? Quindi ogni post blog avrà un'immagine, per forza, magari non ha del testo, ma un'immagine. Sì? Sì. E un'altra domanda, l'immagine è l'immagine, tipo l'immagine di profilo o un'immagine del blog? Dell'articolo, quindi l'immagine dell'articolo, non di profilo. No, va bene, anche un link che manda all'articolo, manda a tutto il resto dell'articolo. Ok, poi la data, che in effetti mettiamola sotto il titolo. Obbligatorio? Altro? Cioè, una descrizione, un tipo un sottotitolo? Allora, un pezzo alla volta, diciamo sottotitolo. Per argomento. Questo? No, questa è la breve descrizione di... Aspetta. No, scusami, non qui. Cioè, se a meno che non abbia capito male, qui, del blog, giusto? Volevo metterlo qui, ma troppi titoli. Ok. Quindi un titolo con la sua breve descrizione, poi per ogni post, giustamente, se no è uguale alla breve descrizione testuale. Però molti ce l'hanno, noi vogliamo averlo o no? Quindi sottoscrivi... Quindi sottoscrivi una cosa così, cosa mettiamo? Non un bottone, mettiamo non al momento un bottone, un'opzione per iscriversi al blog. Poi? Ok, qualcos'altro che vogliamo mettere nel singolo post? Dei tag. Allora, dei tag delle categorie, va bene, mettiamolo qui. Obbligatori? Aspetta, delle categorie o dei tag? E quanti? Poi arrivano anche i commenti. Le categorie o dei tag e quanti? Un po' quindi un tag obbligatorio, niente categoria. Sta roba dobbiamo anche farla, se non solo oggi, anche nel resto del corso, quindi voi aggiungete, però poi scegliamo o il tag o la categoria, uno dei due, non entrambi, anche perché entrambi non hanno un grande utilizzo pratico. I tag. Almeno uno? Non abbiamo ancora parlato dell'ordinamento della lista, no? Ma solo ci sarà una lista. In questa lista ci saranno dei blog post e i blog post avranno questo contenuto. Ok? Dicevamo dei commenti. Dei commenti sicuramente servono nella versione lunga del post. Li vogliamo anche nella home page dove c'è solo una piccola descrizione del post oppure no?
nel post, ma adesso quello, il post è un'altra pagina. Ok, quindi che se ci sono dei commenti. Qual? Cosa vuol dire informazioni sotto la home page? Ah, il footer. Vabbè, ok. Allora, proviamo a definire le varie sezioni. Allora, questo... Decidiamo cosa mettiamo nell'header. Decidiamo cosa mettiamo nel footer. Decidiamo cosa mettiamo nella parte principale. Vogliamo avere anche una colonna? Oppure una singola colonna, oppure due colonne, tre colonne, non più di tre colonne. Quindi due colonne, una più grossa col contenuto e una laterale. Vi ricordate come si chiama in HTML il componente della colonna, l'elemento della colonna? Aside. Ok, allora cosa mettiamo nell'header? Di queste cose, cosa mettiamo nell'header? Iniziamo a mettere in ordine queste cose. Le prime tre. Siete d'accordo? Nell'header, quindi nella parte, nella testata, nella parte in alto dello schermo. Scusa? In fondo nel footer? L'iscrizione va sia nell'header che nel footer, altre... Questa, dove la mettiamo? L'iscrizione al blog, non abbiamo la newsletter. Quindi un qualcosa che ti mandi un'email, un messaggio, qualcosa che ti dice c'è un nuovo articolo nel blog, che poi... è simile alla newsletter, però qualcosa collegato al blog. Se no, dove ti scrivi? No? A cosa ti scrivi? A un qualcosa che ti mandi un messaggio. Quindi dove la mettiamo questa opzione? Nel footer, nell'header e in entrambi. Queste sono le tre opzioni che abbiamo sentito, poi abbiamo finito le opzioni. Allora, facciamo maggioranza. Chi dice nell'header? Ok. Chi dice nel footer? Ok, footer perde. Chi dice in entrambe? Ok, direi che header vince, quindi sta lì. Poi, la lista degli articoli dove la mettiamo? Nel main. Nel main, e questo era la parte facile. Ecco, la lista degli articoli, lei diceva una cosa, faceva una domanda furba. Come la ordiniamo? Per data, alfabeticamente? Per data. Per data dal più nuovo al più vecchio o dal più vecchio al più nuovo? Ok, abbiamo dimenticato pezzi? Beh, nel main almeno? Per ora non sembra. Il footer, cosa ci mettiamo nel footer? Poi andiamo nella barra laterale. Una alla volta. I contatti. E in che senso i contatti? Quindi a mo' di icone? No, perché se immagino il nome dell'autore, l'indirizzo mail, il link alla pagina Instagram, il link a Facebook, il link a Twitter, questo footer diventa un'altra pagina. Allora cerchiamo di mantenerlo. Quella è la pagina contatti, se vogliamo mettere tutte quelle informazioni, che sta una pagina a parte, possiamo farla, ma nel footer cosa mettiamo? Possiamo mettere dei contatti, però in che forma li vogliamo mettere? Una lista di bottoncini social? Di iconcine.
e magari il nome dell'autore come modo di copyright. Ok, quindi possiamo mettere copyright e poi icone social. Qualcos'altro che mettiamo nel footer? Sì, nel copyright, sì. Qualcos'altro? Sì. Un'icona social e email, va bene? Un'icona per la mail, cui ci clicchi. Qualcos'altro? Ok. Nella barra laterale, cosa mettiamo? Nella barra laterale? Allora, qui ci andiamo a scontrare con un po' di progettazione di contenuti. Sono tutte opzioni che possono essere valide, ma cosa succede se io ho 100.000 tag o 3.000 contenuti? Quanto è lunga questa barra laterale? Dove finisce? Ci metto 3.000 voci? Ci metto 100.000 tag? Nella barra laterale. Quindi io vado pagina per pagina, avete mai visto un sito che nella parte principale è una certa cosa, poi a fianco c'è una cosa che cambia solo numero di pagine a fianco, la pagina laterale, la pagina grossa sta ferma. Non è tanto comune, no? Se vado avanti nel contenuto principale. La parte laterale deve stare per informazioni, la barra di ricerca potrebbe essere un'opzione, i tag potrebbero essere un'opzione, ma non tutti, per qualcosa per navigare nel sito. Se ci sono altre pagine, per esempio, potrebbero stare lì, potrebbero stare... in una navigazione in alto, dipende, possiamo scegliere. Io metterei tipo i 4 articoli più visualizzati. Ok. 4. No, vanno bene, i 4 articoli più letti. Più letti, più visualizzati, con più commenti, qual è il criterio che vogliamo usare? Non ce l'abbiamo la votazione degli articoli, abbiamo i commenti. Però le non Quindi 4 articoli più. Mettiamo il tasso del like e facciamo quelli. Teniamola semplice. I più visualizzati del mese. Quindi dove andiamo? Teniamola semplice, nel momento in cui diamo pesi ci inventiamo degli algoritmi. Quindi più visualizzati e commentati della storia. Bene, se uno scrive tutti i giorni avrà 30 articoli al mese. Se è un blog professionista si può immaginare, se è un blog amatoriale no, ovviamente. Non abbiamo le categorie.
Non abbiamo il campo ricerca. Aggiungiamo il campo ricerca. Quindi più ricercati, tu stai dicendo. Dove andiamo a orientarci qui? Sono varie opzioni, dobbiamo scegliere però, tutte non possiamo metterle. Sono tutte abbastanza valide, però... I quattro articoli più visualizzati del mese. Che non vuol dire quelli scritti nell'ultimo mese, vuol dire quelli negli ultimi 30 giorni hanno ricevuto più visualizzazioni indipendentemente da quando sono stati scritti. Quindi quelli in quel mese hanno ricevuto più visualizzazioni. Ok. E poi? Che biografia? Ah, sì. Lì, quindi la facciamo diventare navigazione anche? Quante pagine altre ci immaginiamo in questo blog? Chi siamo? Chi sono? Quindi i contatti? Sì. Di cosa parla il blog? Chi siamo? Di cosa parla il blog? Due pagine? Più la home page? Basta, direi, no? Due. Dove le mettiamo questa navigazione? Quindi ci sarà home page, introduzione e con chi sono. Sì, anche tutti gli articoli. Beh, in realtà anche tutti gli articoli. Potremmo metterli dove decidiamo di metterli, anche lì. Decidiamo dove metterla. Questa è navigazione, no? Dove la mettiamo? La mettiamo nella barra laterale o la mettiamo dove dice lui, nell'header? Chi dice l'header? La navigazione nell'header. No, non funziona così. Funziona che i contenuti vanno messi in base a quello che vogliamo fare nell'header. Quindi nell'header non c'è uno spazio infinito. Ce ne potranno stare 5, 6, 7. Noi ne stiamo dicendo 3, quindi ci sta. Ok? E chi dice nella barra laterale? Gli altri si astengono? Allora, dalle mani alzate direi nell'header. Quindi abbiamo detto... home, ovviamente, chi sono e presentazione. Chiamiamolo contatti. Ok, e ritorniamo nella barra laterale. Cosa continua? Sì. Non nella navigazione, diciamo nell'header al momento. No, perché il login non serve per navigare, serve per accedere ad altre parti. Però ha senso avere anche un login. Certo, devo scrivere i blog, quindi ovviamente l'autore dovrà loggarsi. Quindi una ricerca per tag, non una ricerca libera? O entrambe? Per libera magari dovrei cercare ad esempio una parola chiave dentro l'articolo ed è molto facile che le parole siano ripetute, mentre invece i tag sono un po' più indicativi del post senza avere appunto le categorie, quindi cercando il tag si può. Dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo la ricerca? Adesso tanto non arriviamo a specificare il funzionamento oggi, no? Questa ricerca dove la mettiamo? Nell'header o nella side? O nel main o nel footer? Allora, di nuovo, la ricerca nell'header. Alzate le mani. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Giù le mani. La ricerca nella side, quindi nella barra laterale. Ok, nel main? No, come nel main? Nel main è la risposta sbagliata. E all'inizio sarebbe nell'header, nella parte iniziale, no? E noi, tu conta che noi adesso abbiamo, in questo momento abbiamo l'header in alto e poi si divide in due la pagina subito dopo l'header, no? Quindi
la metteremo a destra, in una parte a destra. E nel footer? Ok, avete imparato. Quindi abbiamo detto nella side. Sì. Allora, è una domanda. Dipende come interpretiamo il login. Se il login è l'autore che si fa il login per scrivere, no. Perché ovviamente non è quello che sottoscrive. Se invece il lettore deve fare il login, però vorrei sapere che cosa deve farci una volta che si è loggato col suo sito. Quindi solo chi è loggato può lasciare un commento. E solo che il loggato può sottoscriversi al blog. Vabbè. Non puoi commentare. No, ma è una scelta. Quindi noi vogliamo... Perché? Allora, come lo interpretiamo questo login? Lo interpretiamo come il login della persona che crea o lo interpretiamo come il login di chiunque voglia fare qualcosa sul blog, incluso lasciare commenti? Quindi per il creatore o per tutti? Sì, però certamente possiamo usare lo stesso login per fare entrambe le cose, però la differenza che portava lui era nel caso del creatore il login serve a fare il login per scrivere un blog, fine. Nell'altra mettiamo insieme il bottone per sottoscrivere, quindi il login del non creatore porterà a una pagina in cui ti permette anche di iscriverti al blog, quindi uniamo due funzioni o le teniamo separate. Cosa facciamo? Io sono d'accordo, ma dobbiamo scegliere. È vero che possiamo anche che obbligare le persone a fare il login per commentare potrebbe ridurre il numero di commenti, perché uno deve registrarsi, fare il login, eccetera, invece di direttamente commentare. E come diceva lui, appunto, un blog è fatto per essere letto, per essere commentato, quindi se io ti limito la capacità di leggere e di commentare, sto limitando le persone che potrebbero arrivare sul sito. Dall'altra parte, l'altro argomento potrebbe essere: io voglio impedire i commenti agli utenti non registrati perché voglio evitare lo spam, perché voglio evitare tutta una serie di cose. Sono scelte, vantaggi e svantaggi, dobbiamo scegliere. Aspetta, prima lì in alto. Quindi però uniamo le due cose, quindi tu stai dicendo? E alla fine, cioè, mettere il login alla registrazione è un po' come la logica che usano i giornali online. I giornali per lì è fatto per farlo leggere a tutti, però se... I giornali sono fatti per essere leggere a tutti di quelli che pagano. Okay, però, c'è una differenza. Però comunque uno dice, vabbè, tu lasciami i due dati e... La tua carta di credito e... Non complichiamoci la vita con l'autorizzazione delle pagine fino a quel livello, al momento. Scegliamo solo se vogliamo fare insieme le due funzionalità per permettere anche poi eventualmente a non solo di iscriversi al newsletter, alla roba, ai blog, alle novità, ma anche per
per i commenti oppure se vogliamo tenerle separate come funzionalità. Certo, o è anonimo deve mettere un nome. Quindi uniamo le due funzioni? Uniamo le due funzioni. Ovviamente adesso faremo il bottone login, non faremo il bottone con l'opzione per i commenti perché non saranno nella home page, però a un certo punto lo proviamo a tenere in mente e quando poi dovremo farlo lo faremo. Ovviamente ci sarà anche la registrazione, non ci sarà solo il login. Poi torniamo nella barra a lato, la ricerca, i quattro articoli più visualizzati, vogliamo mettere qualcos'altro? No, la pubblicità non la mettiamo. Abbiamo un ad blocker installato di default, non mettiamo la pubblicità. Un link alla lista dei tag, cioè? Cioè un link che importa una pagina con 3.000 tag. Sì? La ricerca ce l'abbiamo già qui. Ci sta un elenco di tag, però magari non un link, ci possiamo immaginare qualcos'altro? I migliori commentatori. Cioè? Ok, quindi una cosa come i quattro articoli più visualizzati, ma i n tag più... Sì, invece di quattro articoli visualizzati, quattro tag più una roba del genere? Sì, sui tag scegliamo cosa fare. Allora, il link, diciamo, barra ricerca per tutti i tag è un'opzione. La ricerca ce l'abbiamo già, abbiamo detto potrebbe essere per tag oppure libera, tanto non dobbiamo implementarla. E anche gli n tag più popolari, per usare un altro nome. Cosa... Non facciamo entrambe, cosa scegliamo? La lista di tutti i tag, che sia un link o sia qualcos'altro, oppure i top... Ma la lista sarebbe al posto della ricerca? No, in più. Non ti togliamo la ricerca. Quindi qui dove siamo già? Ad esempio, appena aperto il sito, prevediamo l'header, la home, e la prima parte della home sono questi quattro topic, e poi iniziamo gli articoli a scorrere. Questi però sono i quattro articoli più popolari, non i quattro tag. No, i quattro tag più popolari come il topic, quindi macro categorie che ti vengono visualizzate all'inizio, tu ci puoi cliccare per gli articoli sul topic. Cosa ne dite? Non ci sono le categorie? No, intendevo i tag più, i quattro tag più popolari come fossero delle macro categorie. Quindi siamo ritornati alla lista dei tag più o meno ampia o più o meno stretta. Thank you.
Allora, facciamo così, i tre tag più popolari, cos'è che abbiamo detto? Come più popolari, poi definiremo come? A mo' di categoria. E qui mettiamo un qualcosa, adesso arrivo diciamo così, la lista dei tag. Non di tutti i tag, un modo per navigare la lista dei tag e cercarli. Sì, era. Quindi uniamo la ricerca con autocompletamento. Sì, mentre scrivi, mentre se schiacci la A compaiono tutti i tag che includono la A. Poi ovviamente cliccando sul tag dentro l'articolo si vedrà la pagina e tutti gli articoli di appartenenti a quel tag, però non è nella home page quello. Qualcos'altro? Sì. Non ho sentito l'ultima parte perché non c'era un telefono. Ok, due cose diverse. Allora, il primo è un articolo casuale, l'articolo del giorno, dell'ora, quello che è. Sì, è casuale, nel senso che è del giorno, che ogni giorno cambia, ogni minuto cambia, quando cambia? Ogni volta cambia. Lo vogliamo l'articolo casuale? No, qualcuno dice. Quante volte l'hai usato l'articolo casuale su Wikipedia? Più di quanto vorresti. E l'altra opzione invece era un'altra cosa completamente diversa, che era una modalità di ordinamento degli articoli che compaiono nella home page. Io quella non la metterei nell'home page perché è già abbastanza carica la home page, però se uno avesse una pagina con tutti i post, per esempio, a quel punto avrebbe senso un ordinamento per alfabetico, per data decrescente, per tag, eccetera. Però non mettiamola nell'home page che mi sembra abbia già abbastanza roba. Qualcos'altro di essenziale nell'home page? Che se no ce n'è già? Ok. Poi come compito, mentre facciamo pausa, andate a vedere qualche blog in giro di questo secolo e guardate quante di queste cose hanno in questo modo, o quante ce ne siamo inventate noi che non hanno. Così, giusto per avere un riscontro con quello che capita frequentemente. Ok. C'è qualcos'altro che voglio mettere nel footer? No. Quanti articoli mettiamo in questa lista, nella parte principale? Cinque, uno, dieci, cento. Di default, quanti ne vedo? Cinque? No. Però, al di là di come si caricano gli altri, se schiacciando andando un'altra pagina o quando arriviamo alla fine della pagina, la prima volta quanti ne mettiamo? Ok, allora, arriviamo fino a 10. Quanti di voi vogliono una lista di un post? Ok. 2. 3. Niente 3. 4. Niente 4. 5. Ok, 6. È una lotta tra 5 e 6. 7, 8, 9 e 10.
Allora, qui ci bisogna fare uno spareggio tra 5, 6 e 10. Allora, alzi la mano, quindi 5, le scelte sono 5, 6 e 10. Alzi la mano chi dice 5. Adesso devo contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Quanti dicono 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quanti dicono 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu stai indicando o stai alzando la mano? No, no, lui. HP. Stai indicando o stai alzando la mano? Stai indicando. 10. Ok, ha vinto 5. Ovviamente paginati, quindi in qualche modo. Quindi dopo i primi 5 ne vedremo altri 5. Ok, ora che abbiamo deciso più o meno cosa mettere dove, andiamo a fare la struttura HTML di questo. Allora, chiamiamolo home. Cosa scriviamo qui nell'HTML? Più forte? Cos'è la prima cosa che scriviamo? Doc type. Poi? 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 Add e body ovviamente ci serve. E su cosa lo facciamo questo blog? Perché ci serve un argomento poi, eh? Sì, 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 title, ma su che title gli diamo? Adesso cosa, come lo chiamiamo questo blog? Evitiamo il mio blog e blog e cose simili, diamogli un titolo. Dobbiamo decidere cosa guarda. Lo chiamiamo HTML. Ma il nostro sarebbe meglio di HTML.it. Che titolo diamo a questo blog? IAW. Ah, come corso. Facciamo un blog sul corso? Sì? No. Sì o no? No, ti prego, meglio del corso. Facciamolo sul corso. Ok. Qualcos'altro che possiamo mettere nell'ad? Ah, aspettate. Il linguaggio? In che lingua lo scriviamo questo blog? Non in tedesco. Italiano. Allora, il titolo abbiamo detto che è quello, benissimo. Mettiamo qualcos'altro nell'ad? Una alla volta. E come facciamo? Poi? E poi cosa scrivo qui? No, questi sono campi meta che stanno nell'ed che non si vedono e che aggiungono informazioni aggiuntive che il browser può leggere per la pagina. In questo caso stiamo dicendo che il contenuto della pagina avrà un set di caratteri che è quello di UTF-8. E possiamo anche aggiungere, per esempio, un altro campo meta che si chiama
quello per le keywords, che non mi viene come si chiama in questo momento. Scusa, una alla volta, più forte? No, 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 non aria. Non è content, è content, forse content, proprio content dovrebbe essere. E c'è un altro tag meta che si chiama description. No, perché oggi non lo troviamo? Allora, in caso di dubbio, possiamo guardare, non le viewport. Charset. Ah, name description, ok. E l'altro era name keyword, suppongo. Esatto. Quindi name, possiamo mettere keyword, e come contenuto possiamo mettere delle keyword di cui parlerà questo blog, quindi per esempio web, che sia un blog, HTML, CSS, eccetera. Tutte informazioni che non sono visibili sulla pagina, ma che possono essere utili a un motore di ricerca, a un browser, eccetera. E potremmo metterne anche altri di questi meta, per ora fermiamoci qui. Poi andiamo nel body, che è la parte della pagina che vogliamo visualizzare. Ecco, qui nel titolo magari mettiamo Yahoo home page, così quando avremo un'altra pagina, ipoteticamente potremo chiamarla Yahoo contatti, Yahoo presentazione, Yahoo tutti post, ma al momento ne abbiamo una sola. Allora, cosa mettiamo nel body? Abbiamo detto qual è la prima sezione che vogliamo fare? Quali sono le sezioni che abbiamo detto che facciamo? L'header, giusto, quindi header. Poi la side. Il main. E il footer. Ok. E cosa mettiamo nell'header? Nell'header abbiamo detto che dobbiamo mettere il titolo, il sottotitolo, la navigazione e il login, in qualche modo, in qualche ordine. Quindi, prima di tutto cosa mettiamo? Il titolo, quindi cosa scrivo? H1. E il titolo abbiamo detto essere Yahoo blog. Ok? Poi? Sottotitolo, navigazione, login. Cosa mettiamo? Il sottotitolo sarebbe la descrizione di cosa parla il blog. Sottotitolo, come lo mettiamo il sottotitolo? Non c'è un tag sottotitolo. H2. E il sottotitolo è? Tutto su introduzione alle applicazioni web. Ok. Poi la navigazione e il login. A questo punto li mettiamo nello stesso elemento o li teniamo separati? Nel senso, facciamo, allora partiamo dalla navigazione, tanto quella dobbiamo farla. La navigazione, che tag usiamo per la navigazione? Nav.
E nella navigazione cosa mettiamo? Abbiamo detto tre pagine, giusto? La home page, i contatti e la presentazione. Come li mettiamo nella navigazione? Eh sì, visivamente li metteremo uno a fianco all'altro, ma noi adesso il visivamente non ce l'abbiamo, abbiamo solo la struttura. Quindi? Dei link con dentro delle immagini. Adesso non abbiamo le immagini, però abbiamo solo la struttura senza immagini. Quindi dei link. Dei link buttati qui, quindi a href home. Ripeti? Non come una tabella da una riga sola, perché le tabelle poi hanno difficoltà a... Le tabelle vanno bene per rappresentare dati in formato tabulare. Le tabelle servono per mostrare tabelle. Tutto quello che non è una tabella, non usiamo le tabelle, perché hanno problemi poi con lo scalamento, eccetera. Se vogliamo, se non vogliamo buttarle lì, vogliamo dare una struttura, potremmo usare una... Idee? Lista. Una navbar non esiste un componente navbar, non ce l'abbiamo al momento, abbiamo una nav. Tre più forse il login. Possiamo usare tre div? Perché? Cosa ci serve un div? Però tu mi stai dicendo che, scusami, questa è l'opzione 1, in realtà qui manca anche un title che è home page. Tu mi stai dicendo di fare così, giusto? Così? E cosa serve quel div? Per lasciarsi anche la possibilità di poter modificare gli elementi in relazione. Quindi, solo per capire, no? Tu vorresti fare così. Questo abbiamo detto essere presentazione. Di cosa parla? No, è brutto, di cosa parla? Presentazione. E poi un altro così, giusto? Sto seguendo la tua idea, eh? E qui contatti. Allora, quei div cosa aggiungono alla struttura rispetto a non averli? A non averli? Però magari dopo ci pensiamo dopo. No, tanto più che il div è un elemento non semantico, quindi un contenitore di qualcosa. Però qui in questo momento conteniamo un oggetto solo, quindi è un contenitore di uno. E allora abbiamo già un contenitore comune che è il nav. Non capisco perché vuoi separarli col div. Ah, vabbè, non ti a no. No, non capisco perché vuoi separarli, ok. Cioè, questo o la versione senza questo div, in cui sono già comunque separati, perché sono AAA, cosa ci aggiunge l'aggiungere un contenitore intorno alla A? Contando che c'è già un contenitore che racchiude tutto, che è il nav, eh? Sì. È così uno, se vuole, che ne so, dare un riquadro, può dare fare no, perché io il div ce l'ho separati, quindi. E cosa cambia rispetto alla? Perché se volessi dare questo, non l'abbiamo ancora fatto, ma volessimo dare il colore giallo. A farlo sembrare come una navbar, no? Rettangolare. Che noi lo facciamo a livello di div, che lo facciamo a livello di A. Avendo un solo oggetto dentro non cambia molto. Scusami, viene una domanda. Mi piace di più.
Allora, le due scelte che abbiamo è o mettiamo gli A, così com'è, poi al momento, quando aggiungeremo uno stile, considereremo se aggiungere dei contenitori da qualche parte. Però al momento possiamo o lasciare tre A messi così, uno dopo l'altro, in ordine sparso, oppure se vogliamo dargli il concetto che sono dentro una lista, potremmo aggiungere una lista non ordinata. Quindi invece di questo div aggiungiamo un UL. E qui chiudiamo l'UL. Ok? Quindi stiamo dicendo che questi tre, semanticamente, non sono tre oggetti a caso che hanno a che fare con la navigazione, ma sono tutti parti di una lista, che nel nostro caso non è ordinata, ma è una lista. Quindi loro tre stanno insieme, perché sono una lista, all'interno della navigazione. Ora, il login, dove lo mettiamo? Lo mettiamo dentro il nav, dentro la lista o al di fuori? Logicamente, dove vorreste metterlo? Però al momento non abbiamo destra e sinistra, dobbiamo solo scegliere fuori dal nav. Qualcun altro? Nel nav fuori dalla lista, avanza ancora dentro la lista e poi abbiamo coperto i casi. Qualcuno che dice dentro la lista? Ok, fuori dalla nel nav fuori dalla lista oppure fuori dal nav? Chi dice fuori dal nav perché? Lasciamo perdere cose più facili da fare, che non è necessariamente vero, quello che dici. No, ma logicamente, il link è un qualcosa che ha a che fare con la navigazione, il login è un qualcosa che comunque ha a che fare con la navigazione oppure non ha niente a che fare con la navigazione? Non ho sentito. Sì. Sì. Ma tu lo dicevi già prima, quindi... Qualcun altro? Ha a che fare come dice lui oppure no? No. Adesso io lo chiedo a te, tu lo chiedi a me. Cos'è il login? Cosa sarà? Quando clicchiamo sul login, cosa succederà? Cosa faremo? Cosa succederebbe? Abbiamo un bottone che si chiama ci porterebbe a una pagina link di login. Quindi ha a che fare con la navigazione del sito oppure no, dato che ci porta a una pagina? Allora, tipicamente sì, perché è una pagina. Quindi quello che non è obbligatorio, attenzione, è una scelta. Noi possiamo dire che il link e il login è comunque un'altra pagina e quindi fa parte della navigazione complessiva del sito. Non è allo stesso livello di questi tre. Infatti non lo mettiamo dentro l'UL, però comunque fa parte della navigazione del sito. Cioè non fa parte né della parte di contenuto principale, né della sidebar laterale, né del footer, né di altro. È un'informazione che ci porta a navigare da un'altra parte, quindi fa parte della navigazione. Quindi per ora potremmo fare un ahref login.html titolo login entra nel sito e il bottone login. E poi vediamo se sarà login, se sarà registrazione, cosa sarà. Per il momento lasciamolo così. Ok, vediamo cosa abbiamo fatto. No. Allora, questo è l'HTML di default che abbiamo costruito.
dove abbiamo un titolo di primo livello, un titolo di secondo, un qualcosa dentro una nav che è sbagliata. Ah, perché è sbagliata? Cosa abbiamo dimenticato qua? Esatto, dobbiamo mettere gli LI. E poi l'A per forza dentro l'LI. Se vogliamo fare una lista. Quindi LI, 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 LI e basta. Ok. Questo ovviamente è solo la struttura dell'HTML, non sarà così, no? La metteremo tutti nella stessa riga, per esempio, eccetera. Ok? E questo è l'header. Andiamo avanti con la side. Cosa abbiamo detto che mettevamo nella side? I 4 articoli più visualizzati del mese. La ricerca e i miglior commentatori. Cos'è che era i miglior commentatori? Le persone che commentavano di più, giusto? Allora, come li strutturiamo questi? I 4 articoli più visualizzati del mese. Titolo e... Allora, mettiamo un titolo per dire i 4 più visualizzati oppure no? E cosa scriviamo? Per mettere un titolo? Gli articoli più caldi. I più visti del momento. Ma che cosa usiamo come tag? Cosa scriviamo lì? Non scriviamo i più visti del momento. H3, siamo d'accordo con H3? Poi, cosa vogliamo vedere in questi articoli? Vogliamo vedere i titoli? Vogliamo vedere una piccola descrizione? Sì, il titolo come link, oppure? Comunque link anche tu, link al titolo. Qualcun altro? Io vorrei fare delle piccole sezioni, cioè ogni articolo una sezione a sé stante. Sì, ma cosa ci mettiamo dentro l'articolo? Ah, vabbè. Cioè cosa, il titolo, qualcos'altro? Il link che riesce a fare, cioè ovviamente non so come si fa tutta la sezione. Cioè tu vorresti un unico contenitore dove c'è titolo, immagine e poi che tutto sia linkato. Nella barra laterale, forse un po' troppo nella barra laterale tutto questo, no? So che c'è un'immagine, il titolo, l'immagine, un pezzo di testo, 4 volte. Ah no, gli articoli saranno fatti in maniera simile, sì. E cosa clicco? Il titolo, tutto? Tutto l'elemento. Solo il titolo. Titolo e immagine, cioè sì. Titolo e immagine e clicco sul titolo. Mettiamo il titolo, poi potremmo anche aggiungere l'immagine, ma mettiamo il titolo. Il titolo ha senso metterlo di nuovo come lista. Quindi come abbiamo fatto prima, LI. Questo chiamiamoli così per ora, 1, 2, 3, 4, non importa. Primo post. E... Vabbè, primo. Poi facciamo un secondo e un terzo. Quindi copiamo questo 4 volte. Tanto tutte queste pagine al momento non esistono, quindi secondo, terzo,
e quarto. Quindi primo titolo, secondo titolo, terzo titolo e quarto titolo. Ok. Ora, se volessimo, potremmo fare quello che diceva il vostro collega prima. Quando voleva mettere un div nel navbar. Qui potrebbe aver senso mettere un div, perché il nostro componente, il nostro elemento è composto dalla lista più il titolo H3. Quindi qui potrebbe aver senso raccogliere tutto per tenerlo insieme, perché il nostro elemento, il nostro componente è composto dal titolo più la lista. Non è solo la lista, non è solo il titolo. E dentro la side ne abbiamo tante cose. Avremo questa, avremo la ricerca, avremo altre cose. Quindi qui avrebbe senso avere un contenitore, anche non semantico, che tenga insieme le cose. Potrebbe essere un div. Potrebbe essere anche una section, che è un pochino più semantica. Ma usiamo il div, visto che è uscito prima. Quindi mettiamo tutto insieme dentro un div. E poi faremo la stessa cosa anche con gli altri, ovviamente. Con gli altri elementi nella side. Ora, in questo caso il div non ha alcun contenuto semantico e va bene, perché è solo un modo per tenere insieme questi pezzi. Non vogliamo dargli un significato particolare in questo caso. Vogliamo dire c'è un titolo e ci sono quattro link in una lista. Fine. Poi ci sarà qualcos'altro che sarà un gruppo di oggetti. E questo potrebbe essere, ripeto, un div, potrebbe essere una section anche. Cosa abbiamo messo, cosa dobbiamo mettere ancora nella side? La ricerca e i miglior commentatori. Allora, i miglior commentatori saranno una cosa simile, una lista con i nomi dei quattro commentatori da andare sul loro profilo, immagino, giusto? E la ricerca sarà un campo di ricerca. Allora, facciamo i quattro commentatori. La ricerca non la facciamo al momento, perché non abbiamo ancora visto l'elemento HTML corrispondente. Quindi qui mettiamo i miglior commentatori, così. I migliori. Anche solo i migliori. I migliori commentatori. E lo chiamiamo P1, P2, P3. E stavolta mettiamone solo 3. E primo commentatore, primo utente, secondo utente, terzo utente, e qui mettiamo come titolo nomi, tre nomi di persona. Non Pippo, Pluto e Paperino, dai. Tre nomi veri. Gianni. Poi? Francesco Ramon. È un nome solo o sono due? È un nome solo o sono due? Francesco Ramon. No, solo il nome. E poi? No, mettiamo una lei, scusate. No, Gianmarco è bruttissimo. Roberta. Ok. Allora, il main. Poi facciamo un attimo di pausa. Cosa abbiamo detto che è nel main? È una lista di articoli. Iniziamo a scriverne uno. Dobbiamo metterne 5, ma mettiamone uno. Quindi? Quindi cosa scriviamo? Article, dici? Sì, usiamo article, è un articolo di un blog, ci sta. Poi dentro article dobbiamo mettere il titolo, la foto e l'immagine e la breve descrizione. I tre tag li facciamo dopo.
il titolo, la data, il tag, la breve descrizione, l'immagine, il link e l'indicazione sui commenti. Quindi, il titolo. Elemento HTML per il titolo? H4? H4 è piccolo, eh? H3? Cosa mettiamo? H3, non torniamo su di un livello. E il titolo è il coso più recente, quindi facciamo CSS, che sarà l'argomento di dopo. Poi, abbiamo detto la data. La data? Che tag usiamo per la data? Cosa usiamo per la data? Time? No, time non... No. P. E la data, mettiamola oggi 2022, 10, 10. Poi abbiamo detto un tag. Quindi potremmo scrivere P strong, tipo tag due punti, e i tag sono link? I tag sono link o no? Sì o no? Sì? Poi ci pensiamo su che href, ma il tag lo chiamiamo CSS, per esempio. Poi, la breve descrizione, che sarà ancora P, e possiamo scrivere CSS, sta per cascading style sheet, e puntini puntini. E in questo post ne parleremo meglio. Ok? Poi l'immagine, il link e i commenti. Il link a... Si può mettere nel titolo, nella data... No, nella data, se io clicco sulla data, mi aspetterei di vedere tutti gli articoli di quella data. No? Perché la data... Cioè, tutti quelli pubblicati il 10/10/2022. Perché usi quello come ancora, come ID. Se lo fai come ancora, perché lo usi come ID. Adesso però non siamo ai commenti, no? Ok. Quindi lo mettiamo, il link lo mettiamo nel titolo, facciamo un link a parte che si chiama leggi tutto, leggi di più, o entrambi. Qui davvero, come preferiamo. Lo mettiamo nel titolo. E lo chiamiamo css.html. Ok, e il titolo manca sempre, che chiamiamo post su CSS. L'immagine. Come si scrive un'immagine? Qual è il tag di un'immagine? IMG. Poi adesso l'immagine non ce la mettiamo, ma diciamo che qui ci sarà un'immagine. Adesso lo lasciamo vuoto, senza niente. E poi i commenti. Quindi potrebbe essere un altro P
con questo post. No, cosa ne scriviamo? Numero di commenti e commenti, quindi zero commenti. Bon. Con un link ai commenti direttamente oppure no? Ok. Quindi qui con scritto commenti, post commenti al post sul CSS, zero commenti. In realtà con zero commenti potremmo non metterlo, no? Il volendo il link. Tanto diciamo uno. Così è più realistico, un commento. Potremmo anche fare così, sì. Ormai. Sì, è la stessa cosa che chiacchierare sul titolo. Ok, se vogliamo farlo 5 volte, dobbiamo copiare questo article 5 volte, in questo caso, o metterlo dentro una lista. Però dato che qui non sappiamo questa lista quanto sarà lunga e magari andrà anche su più pagine, è accettabile anche avere article, 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 quindi 5 article diversi. Ok? Adesso non sto a fare copia e incolla di questo perché poi si tratta di cambiare invece che CSS e scrivere qualcos'altro. Immaginiamo che ce ne sia uno solo. Infine, il footer, poi... Ok, c'è il copyright. E quindi... Avete detto l'anno di creazione, quindi 2022, IAV, Politecnico di Torino, così. E dato che è stato creato nel 2022, la data di creazione è l'unica che c'è. Facciamo finta che è stato creato, che siamo già nel futuro, potremmo mettere 2022-2023, così abbiamo le date e le icone social, che al momento non mettiamo, però diciamo che abbiamo anche una pagina su Instagram e una mail. Allora, I è il tag che adesso abbiamo usato impropriamente per rappresentare un'icona. Quindi c'è un tag I in cui si può inserire qualcosa che rappresenta un'icona. Potrebbe essere anche un'immagine. Nel nostro caso per ora mettiamo come P perché sennò non è corretto. Però queste dovrebbero essere icone, quindi poi andremo a un certo punto a metterci delle icone. Ok? Quindi scriviamoci un commento così ci ricordiamo. Inserire icone social e mail. Allora, la mail possiamo già inserirla. Allora, Instagram sarà un link a Instagram. Il link di una mail, sapete come si scrive? Invece di scrivere, non so chi l'ha detto, invece di scrivere l'indirizzo parziale o completo, si scrive mail to, poi due punti e la mail. E questo automaticamente apre il client di posta registrato sul computer della persona. E ce ne sono anche altri che non sono mail to, per esempio c'è SMS, mi sembra, o MSG, adesso a memoria non ricordo, si può controllare, che serve per aprire il client di default dei messaggi e quant'altro. Ok, vediamo come è venuta fuori. Al momento, senza stile, appare così. Ok? Quello che vi chiederemo di fare in laboratorio mercoledì è, tolta la parte di progettazione, che abbiamo già fatto noi, di fare una cosa del genere, quindi scegliere quali elementi usare, come usarli per dare la struttura a una pagina, non quella che scegliete voi, ma una che abbiamo scelto noi, già.
Se vedete il testo del laboratorio già ve ne rendete conto, c'è un'immagine di un mock-up in bianco e nero con le cose ordinate spazialmente, ovviamente che voi non potrete fare perché non abbiamo un concetto di spazio in questo momento, no? Ok, facciamo 20 minuti di pausa.